l'abbiamo organizzata. Comunque ti è un piacere. Organizzata? Cosa? Gufi di merda, siete dei gufi di merda, vi leggo, vi leggo. Siete forza, solo arrivano. Fate spazio, signorina! Fate spazio! Prego, signorina, si sedia. C'è anche un'altra signorina. Prego, prego, salve. Eccola. Accomodatevi. Meglio, allora una sedia qui. Una sedia qui, l'altra. Non so come funziona. Prego, si sedia. Prego. Si sediano. Allora, innanzitutto siete state molto brave che avete accettato il mio collaboratore, lo pago anche parecchio. Bene, bravo Pier. Bravo Pier, bravo. Perché da casa hanno votato che non ce l'avrebbe mai fatta a portare due ragazze. Allora, signorine, qua in pratica, innanzitutto che abbiamo qua Diego che ha fatto gli anni oggi. Auguri! E leggerissimamente. È leggerissimamente modificato, ha introdotto una nuova cosa, la sete chimica, cioè di d'acqua, anziché la fame chimica. Allora, cosa possiamo chiedere, Diego, alle signorine? Vabbè, delle domande facili. No, prete, non vorrei essere. 18. Bene, altre domande? Non lo so. Bene, cosa chiedereste a una ragazza che non è mai siete visto? Di Torino oppure siete qua in visita? Torino. Che scuola fate? Università. Ormai vanno all'università. Lei c'ha il taglio maranza sotto sopracciglia. Almeno quello! Quello! Ampiamente ma. Ampiamente maggiorenni. Cosa stavate facendo? Siete con un gruppo di amici? Sì. Come sta andando la serata? Dai. Belli storti, siamo contenti. Sì, ma io adesso vi chiedo una domanda che sono curioso io. Voi che magari non siete mai venute qua, come vengo percepito io da fuori? Voi che tipo che non mi conoscevate prima di... Cosa pensate? Allora, un coglione? Io vengo da un botto di tempo in stanza, quindi okay. In realtà vedo ogni volta che c'è tipo qualcosa che ti riprende, quindi guardi, okay. Dico, cos'è? Io riflessa. Fa un po' strano. Devo dire. Paura? No, paura no, però dici boh, in che stanza fa strano, certo. Capito? Ma perché in stanza dici è pericoloso? Cioè, non capisco. No, perché. Dai, cioè. Salve signorina. Perché è una zona di quelle che non ti aspetti, dici. No, secondo me, cioè io adoro. Che si, sì, che si, che si, che si fa? Ci sta, cioè ho fatto le mie serate per vabbè, no. Quindi, ma no, perché io ho la sensazione che la gente mi veda come un coglione, perché è vero, tra l'altro. No, come un coglione. Però per ciò che fai. Sono un coglione, Diego. Ma va, sei il migliore. Grazie, grazie Diego. Gentile. Però adesso, cosa, secondo voi, che cosa faccio? Mio fratello. Cosa è un'altra domanda importante? Per... Brava. Però, solitamente chi fa questo mio mestiere a casa, che o videogioca oppure in chiamata con altri, io che faccio secondo voi? Ma sono delle ragazze di una bravura, intelligenza. Beh, mica sono 07. Bravo, diglielo, cazzo. Allora, invece all'università cosa andate a fare? Scienza della comunicazione. Cazzo, quindi. Dai, ma si sa che la è quella lì che dice, vabbè, dai. Non c'è la laurea delle meredine. Sì. Ma anche la mia ragazza l'ha fatta, quindi non mi preoccupate. Anzi, la saluto, salve, signorina Marianna. Invece, a proposito di questo aspetto, Diego, ti chiedo anche a te, poi. Prima sono venute delle attrici hard, perché io ho un mio amico attore porno famoso che vi conosco, viene qua, e me le ha portate. Allora io faccio un format che faccio la reaction a un video loro, cioè quindi io me lo metto di qua e lo commento, dico cosa succede, quello che si può dire. E la mia ragazza un po' si incazza, dice ah maiale, schifoso, lo fa apposta, ti vuoi vedere quelle perché ti piacciono. E io invece dico sempre no, ma è il lavoro. Ma sì, al massimo prendi ispirazione, finisce lì. Oppure al massimo guardi e fai da sola, cioè, che cazzo te ne frega, non è tradimento, cioè se guardi e fai no, da sola. No, ma le ragazze se tu ti segui, che sei fidanzato, si incazzano. Ma io so, allora sono una fidanzata normale, cioè cazzo vuol dire anch'io lo faccio. Comunque, se... Tu ti segui, ok. La tua ragazza, tu glielo diresti mentre sei fidanzato che tu ti sei segato guardando un porno? Se capita di l'argomento, non è buongiorno, però mi sono fatto segato. Buongiorno, sono se capita segato. Oggi mi sono segato. Pensando a te, però.
No, perché se ti seghi pensando alla tua ragazza si non incazza è meno. Sì, si incazza meno. Sì. Però la ragazza dice, ma veramente tu ti sei segato su di me? Tu cosa diresti alla domanda? Perché è bravo! Perché no. Ti dico bravo, ma io che penso che ragazzi si commenti non ce li facciamo. No, la mia ragazza si incazza invece. Cioè se lei pensa che io abbia attrazione per altre donne, in generale si incazza. Vabbè, ma un porno è una cosa diversa, cioè tu ti è uno sfogo. Sì, non penso che provo che piacere da solo, cioè che ma che brave che sono ste ragazze, ma sono di un'apertura mentale pazzesca, brave. Poi non gli vado a chiedere al mio tipo se si sente. Ma brave, gli dico anche bravo. Allora, invece parliamo adesso di voi. Voi che siete fidanzati, tu no. Tu? Io sì. Tu sì. Tu perché no? Io non posso dire. Sto bene da solo. Cioè la Diego è normale, guarda che elemento normale. Che cioè, io e lui che siamo da soli, giusto, che faccio anche gara. E quindi non sei fidanzato perché? Dicevo. Non c'hai voglia. Sto bene. Sto bene. Dopo le. Hai avuto esperienze. Ma è possibile che. Ma Diego, ma che fa i ragazzi alle ragazze? Perché ogni volta che viene una ragazza qua dice no, no, guarda, sono star, super. Che cosa combini tu alle ragazze? Non lo so. Ma no, ma perché tutte le ragazze mi dicono che hanno avuto esperienze devastanti. Adesso se vogliono dare l'Instagram ve lo diamo, che poi facciamo anche un gioco che può essere interessante. Tipo su di te che sei sfidanzata. Se hai voglia diamo l'Instagram ai maiali che sono in chat. E loro ti scrivono qualcosa per conquistarti in direct e vediamo se vediamo se c'è qualcuno che può essere bravo. Però mi raccomando in chat, non troppo maiali. Dov'è il trattino basso? Questo. Ma così così la seguo pure io. Cercate di corteggiare in direct su Instagram la signorina. Dopo li leggeremo, vedremo come cosa avete scritto. Però voglio capire così magari anche loro che ti scrivono hanno dei vantaggi. Cioè che tipo ti può piacere. Dai. No. Ma io quasi quasi una J me la cioè delinquente, eh? Bravo ragazzo. Delinquente. Ma tutte, l'avete vista? Ma tutte delinquenti ma volete vista, hanno detto oh, vuoi una canna? Sì. E mi sono girata secondo te che tipo mi piace. Quindi Diego tipo vabbè Diego mi chiama Diego 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 è perfetto sarebbe già per... ma no ma no non ti sfotto ma non ti sfotto è che hai la faccia da criminale quello ti stavo ma che criminale ti stavo respingendo quindi un po' dannato lo vuoi un po' e a livello fisico hai preferenza capelli ce li devi avere ma come ti vedi? Vediamo i messaggi che ti sono arrivati di corteggiamento. Vediamo. Se c'è qualcuno di degno. Vediamo questo. Ehi sono no. Già hai sbagliato tutto. Ah, io sono DJ Larco, il mio amico. Chi è? Vabbè, l'ha scritto come messaggio, io sono DJ Larco. Vabbè, questo era un meme, però è figo. È carino, no, è figo. Carino, carino. Ma magari fuori qua. Era 4 secondi fa. Sì, è figo il mio amico. Ciao Giorgio, sei bellissimo, vorrei conoscerti di più. Ti va di conoscermi in italiano, vabbè? No, no. La risposta è no. No, anche perché non hai foto, quindi sono fake. Ciao Giorgio, sei molto bella. Digli al pelato che appena... Ah, la sub per me. Ah, questo è il mio amico Andrea di Chivasso. Andrea, mi guarda quanti falli che c'ha. Hai visto? Chi è? È forte. E lui fa tutte queste cose qua, tipo fa non vuole, non ne frega. Andrea non vuole. Ha voluto. Tra porco due ma no, ah, chi sarà? Diego, Diego. Minchia pensavo che questo mi stesse dicendo provaci con te non ho capito no no un ragazzo da casa ci ha messo una buona parola su di te sì ma se non si vede la faccia bro grazie ciao Giorgio ti posso dimostrare quanto sono delinquente a letto questa carina è quella che mi ha conquistato di più sinceramente delinquente a letto delinquente a letto cosa vuol dire delinquente a letto non so cosa vuol dire prendo appunto ma ne ho fa però cioè in che senso questo vediamo più ah no McDonald's Nutella pizza mi più amore di così hai sbagliato tutto no. Ma se ti offrissi una già in compagnia la sì. No, no, io esco. Io ha già vinto. Beh, tutti belli comunque, devo dire. Tutti belli. Abbiamo trovato un vincitore. Sono contenta.
veramente. Per adesso solo uno un po' interessante. Solo un messaggio buono. Quello lì del letto. Non vi siete impegnati abbastanza, ragazzi. Mi dispiace. Io ve l'ho detto che era difficile, con quest'anno, però. Ragazzi, vabbè, c'è il mio però. Amico, Pier. Dai. Un'altra. Quando ci si. Oh, io sono serio, sempre buona parola sugli certo, amici. Certo, però dipende dalla squadratina. Gli amici prima di tutto. Dovete sempre. Ha scritto quando ci serve un decimo per il calcetto posso contare su di te, dipende che squadra. Qua però ti ha preso un po' come maschiaccio. Ma a me va anche bene. Ci siamo noi, spero. Perché guarda che non sono male maschiaccio, sinceramente. Cioè, no, non è un maschiaccio, dai. Sono carina stasera, mi sono anche conciata bene. No, no, siete tutte e due belle. Peccato che lei è anche già fidanzata, già pappata. Se no facciamo il gioco anche con te. Io l'assisto. Ti puoi lasciare e puoi fare il gioco. Tu vuoi che squadra tifi tu? Milan, zia. Tutta la vita. E noi siamo incredibili. Forza Napoli, regà. Ma come forza Napoli? Come? Ma Napoli ancora ancora. Tra un po' c'è il derby, tra l'altro. 15 ottobre siamo allo stadio. Noi dobbiamo andare. No. Va bene, ragazze, andare. Grazie che siete state qui. Siete state molto carine e simpatiche. Presto. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Quando venite qua in zona venite a salutarmi. Ok? Ciao. 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 Preferite la figa o Diego Nazionale? Certo. Io preferisco Diego Nazionale, fanculo. La figa o Diego? Vabbè, era meglio tutte e due.